aspetti? Corri a scaricare la nostra app. È gratis. Ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad. Aspetta solo te. Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. E salve a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Apple Zane slash Game Zane. Questo è un video che faccio unico perché lo voglio pubblicare su entrambi i canali, ovviamente quello Apple e quello di Game. Se siete nei rispettivi canali, l'altro canale che non conoscete è qui sotto in descrizione. Volevo raccontarvi cosa mi è successo l'altro giorno. Era venerdì, anzi era giovedì sera alle ore 19. Eravamo all'Apple Store al centro Sicilia a Catania e stavo come al solito organizzando il day one, ovvero quell'evento, per chi non lo conoscesse, quell'evento che praticamente raduna tutti gli amanti Apple che acquistano un nuovo prodotto Apple. In questo caso era il nuovo iPhone 6S e io lì non stavo acquistando il nuovo iPhone per la prima volta perché non, sono sincero, non ci arrivavo con i soldi. Praticamente alle ore 19 io sono arrivato alle ore 8 del mattino e dovevo stare dalle 8 del mattino di giovedì fino alle 10 del mattino del giorno dopo, ovviamente per concretizzare appunto questo mio organizzare. Niente, praticamente verso le ore 7 di sera, appunto le 19, ci raduniamo tutti quanti all'esterno del centro commerciale, proprio all'ingresso delle porte automatiche, e effettuo l'appello che appunto serve per non far allontanare nessuno di quelli che fanno la fila, o meglio, per non far scappare le persone che appunto si iscrivono nella lista e poi noi stupidi rimaniamo lì per tutta la notte, e quindi serve appunto per questo. Praticamente, mentre noi eravamo tutti quanti a fare l'appello, una volta finito l'appello, stavo dando la lista a degli amici miei perché mi avrebbero sostituito, dato che alle ore 21 ci sarebbe stato il 18° compleanno di mio fratello. Quindi dovevo fare questo cambio e quindi lasciare il posto a degli amici miei che mi avrebbero appunto sostituito. E qui è successo il fatto. Nel frangente in cui io mi sono spostato da quella panchina dove appunto c'era la mia borsa, nell'altra panchina appunto per dare ai ragazzi la lista, e nel momento in cui torno indietro per riprendere la borsa era scomparsa. Praticamente mi hanno derubato nel momento in cui io non ho avuto la facoltà di vedere quella panchina. Cioè praticamente c'è la distanza di quasi 3 metri, mi sono distratto qualche minuto e mi hanno fregato la borsa. Nella borsa c'erano la mia fotocamera da circa 500 euro, le mie cuffie Beats da 200 euro, caricatori esterni, cavetti, eccetera eccetera, routerino wifi, insomma mi hanno rubato più o meno 1000 euro di roba, e questo mi ha leggermente rovinato perché ad esempio adesso sto registrando con una videocamera che mi hanno prestato e io apprezzo tantissimo amici e parenti che mi stanno aiutando fornendomi alcuni degli strumenti che mi servono per forza per lavorare, e l'unica cosa che mi serve veramente è appunto la fotocamera. Non so se questa mi rimarrà per tanto tempo, ma ringrazio ovviamente chi me l'ha prestata. Ma il piano è di ricomprarmene una. Al momento non posso, come appunto non potevo prendere l'iPhone 6S, quindi diciamo è una situazione un po' paradossale perché ero andato lì solo per organizzare e mi hanno derubato. A quel punto ho chiamato i carabinieri hanno visto insieme a me le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e guarda caso ragazzi, la panchina che è la più vicina all'ingresso del centro Sicilia, che è quella che dovrebbe essere più visibile alle telecamere, è proprio quella, anzi l'unica, che non viene ripresa dalle telecamere. Questo ha fatto sì che io non sia riuscito a identificare la persona perché appunto non si vede quella panchina, non si vede l'attimo in cui viene presa la borsa, e dalla parte sinistra, uscendo dal centro Sicilia, dalla parte sinistra accanto a quella panchina c'è tutto un vialetto che la videocamera non riprende. Quindi quella persona sarà stata un abitué nel rubare, nel borseggiare, e quindi tutto il lato sinistro, lui ha percorso il lato sinistro e ha portato via la mia borsa, che non ho più ritrovato. Solitamente in queste situazioni si trova la borsa svuotata da qualche parte, abbiamo circumnavigato tutto il parcheggio, poi la notte quando non c'erano più automobili, e purtroppo non siamo riusciti, io e i miei amici, a trovare neanche la borsa. Niente ragazzi, io ho fatto questo video perché molti non avevano capito e molti volevano sapere cosa era successo. Io lì ho stoppato l'evento e ho scritto sul sito applezane.net
che non avrei continuato il live perché eravamo stati derubati, perché potete immaginare il mio stato d'animo, volevo uccidere ogni persona che era lì in quel momento, e se mai avessi visto la faccia di questo tipo una volta incontrato, sono sincero, io avrei spaccato la faccia. Ovviamente questo non è stato possibile. Io, ragazzi, nel canale di Apple Zain, visto che questo video, come ho detto, andrà in entrambi i canali, annuncio che non farò più Day One, quindi non organizzerò più Day One in nessuna parte d'Italia, soprattutto a Catania, perché queste sono cose che secondo me non dovrebbero succedere, perché quando si è tra amici che stai organizzando un evento o un qualcosa e succede nel giro di 1 o 2 minuti una cosa del genere, onestamente a me passa la voglia di fare tutto. Mi sono preso un paio di giorni, anche perché aspettavo questa videocamera, questa fotocamera, perché non avevo materialmente il modo con cui fare le riprese. Ora spero di poterlo fare, mi raccoglierò i soldi, cercherò nel più breve tempo possibile di ovviare a questo problema e di prendere una nuova fotocamera, e spero ovviamente nel vostro sostegno morale, visto che più di questo non si può fare. Sono davvero molto deluso dal comportamento della mia terra, che mi ha bastonato, anche perché ci sono delle persone che purtroppo non meritano neanche di stare su questa terra. Ma, come dico sempre, spero che tutti questi soldi li spendano in farmaci per loro, ecco, diciamo così. Non auguriamo mai niente di male a nessuno, ma in questa circostanza, purtroppo, visto che mi hanno letteralmente rovinato, io auguro anche a loro. Ci tenevo a dire che dovrò rinunciare a parecchie cose per risarcirmi di questa strumentazione, ma non rinuncerò a fare ciò che amo fare, anche perché da oggi sul forum di Tom's Hardware, che è uno dei forum più importanti d'Italia sul mondo della tecnologia, io sarò una sorta di moderatore all'interno della sezione Apple, e quindi tutti i video che saranno pubblicati su questo canale, se siete ovviamente il canale di Game Zain, lo trovate in descrizione sul canale di Apple Zain, verranno pubblicati appunto lì. Quindi sarò una sorta di moderatore all'interno di quella sezione, e ringrazio Tom's Hardware Italia per avermi dato questa occasione, soprattutto Stefano e Andrea. E questo, diciamo, mi gratifica un po'. Spero che capiate la motivazione per cui non farò moltissimi video, ma ho delle gravi problematiche, come avete capito, e le priorità in questo momento sono altre, ovvero cercare di ripagarmi di tutto ciò che mi hanno rubato. Io spero ovviamente, come ho detto, nel vostro supporto. Io, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, anche se è un po' noioso, ma ci tenevo a farvi sapere cosa mi era successo, perché molti mi hanno chiesto, e rispondere a 100.000 persone ad uno mi sembrava un po' ripetitivo. Quindi ho fatto questo video su entrambi i canali per dirvi cosa è successo. Io, ragazzi, vi ringrazio per supportarmi sempre. Ho visto i vostri commenti sotto lo stato del mio profilo Facebook. Io, ragazzi, vi adoro, vi ringrazio tantissimo, siete davvero delle persone speciali. Spero di tornare presto appieno al 100%. Io, come al solito, vi saluto, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo nuovo ed ennesimo video, anche se triste. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi, mettere mi piace e commentare. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko o con Zain, se siete nel canale di Game. Ciao!